La Six Hour P226 ad aria compressa è un'arma di libera vendita ai maggiorenni in armeria perché eroga un'energia inferiore ai 7,5 Joule previsti dalla normativa. L'arma è in calibro 4,5 mm ed è completamente in acciaio, caratteristica che la rende molto simile all'arma da fuoco da cui è ispirata. Il peso infatti è di 1100 grammi. Altra nota realistica è l'effetto scarrellante. Parte della CO2 viene utilizzata per imprimere un moto retrogrado al carrello che simula l'effetto dello sparo all'arma da fuoco. La canna rigata termina con una volata filettata e protetta da un dado per montare un soppressore sonoro. La leva della sicura manuale a sinistra funge anche da batticane. Inserendola a cane armato se ne provoca la caduta. La bomboletta di CO2 è inserita nel calcio della pistola e si accede al vano agendo su questo cursore. Infine il caricatore è da 8 più 8 colpi e lo si estrae premendo il pulsante di sgancio che è posto nella classica posizione. La Six Hour P226 è venduta a 151 euro. Ora andremo a provarla all'Invictus Close Shooting Range di Erla. Siamo venuti all'Invictus Close Shooting Range di Erba per, appunto, per provare questa Six Hour P226 ad aria compressa. Misureremo il peso di sgancio dello scatto, misureremo poi la velocità del pallino diabolo e verificheremo un po' come si comporta la linea di tiro. Con la media di 6 misurazioni, la velocità del pallino diablo è di 102 metri al secondo. Per misurare il peso di sgancio, togliamo prima il caricatore. Verifichiamo che sia effettivamente scarica. Il primo colpo è in doppia azione, quindi lo misuriamo da solo. Il peso è di 2900 grammi. Il peso di sgancio in singola azione è 1061 grammi. Abbiamo impiegato pallini HN Sport Final Match Pistol e abbiamo ottenuto questa rosata di entrambi i tamburi del caricatore da 8 colpi, quindi 16 colpi. Abbastanza concentrata, si può far meglio con un po' di esercizio. Bisogna abituarsi un po' allo scatto, anche perché ha un reset abbastanza lungo, quindi bisogna imparare a sentirla bene. Però è una pistola nata per il tiro ludico, per il tiro a barattolo, quindi alle lattine, e secondo me è molto divertente.